Allora, Intesa San Paolo e Federlegno firmano oggi un accordo. Di cosa si tratta? Mettiamo a disposizione 1 miliardo per il credito e lo mettiamo a disposizione su diverse soluzioni, quindi cominciando dagli investimenti in tecnologia, passando per gli aspetti della circular economy, ed è assolutamente in filiera con quanto abbiamo già fatto nei mesi scorsi a valle di quei fenomeni atmosferici che hanno flagellato il nord-est. Ricordo che sono caduti circa 15 milioni di alberi e noi in quel contesto mettemmo subito a disposizione 100 milioni, sempre appunto sulla filiera del legno, proprio per non solo recuperare questi alberi, ma portare risorse su chi poi li deve gestire, portandoli nella filiera fino al consumatore finale. Questa, devo dire, è stata un'iniziativa assolutamente positiva. Sono passati solo pochi mesi e già le richieste sono importanti, sono oltre 100, già sono oltre 10 milioni quelli che sono appunto il credito in fase di erogazione. Questo va a rafforzare appunto come accordo l'attenzione che noi abbiamo a questa fascia importante dell'economia reale, quindi appunto il mondo del mobile in senso lato, elemento importante nell'ambito di quello che è il settore della manifattura e, come abbiamo appunto più volte ripetuto, è uno degli elementi che ci consente di avere quel incredibile di fatto saldo positivo con l'export, che è elemento di forza di questo paese. Una firma che avviene a pochi giorni dall'inizio del Salone del Mobile. Sì, beh, sicuramente è stata voluta, è stata fatta con il Presidente proprio con questa logica di rafforzare non soltanto la nostra presenza in questo periodo, appunto quello del Salone del Mobile, ma mettendo a disposizione la banca nelle sue competenze più forti, che è proprio il tema di banca commerciale, ma aggiungendoci tutti quei servizi accessori che in questi anni abbiamo messo a disposizione per le imprese, quindi penso al welfare, penso ai servizi tecnologici attraverso Forvalue e quindi un ultimo ma non meno importante il supporto alle start-up innovative in un settore che fa dell'innovazione uno dei suoi cavalli di battaglia.